Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, voi sapete che stiamo andando in giro moltissimo. In questi giorni mi sto occupando insieme ai nostri candidati, consiglieri, portavoce e attivisti tantissimo di territori e quindi tanto delle condizioni ambientali, di disagio, di dissesto creato dai vecchi partiti. Stamattina eravamo a Castelleone, provincia di Cremona, è casa mia, dove hanno ricevuto l'autorizzazione dalla provincia, quindi dei vecchi partiti, per aprire quello che chiamano un centro di biomasse, una fregatura utilizzata. Usando i termini bio, che in realtà rappresenta un inceneritore. Adesso abbiamo iniziato le tappe in provincia di Lodi, siamo sempre in Lombardia e in pianura padana. Siamo appena passati di fronte a un ecomostro abbandonato, non so quante centinaia, migliaia di metri cubi di cemento lì abbandonato come una cattedrale al deserto. E siamo qua adesso, dietro di noi c'è il Centro di Ricerche Ecologiche. Voi dite, guardate che bello, è pure zebrato. Uno dice, ma qua dentro ci sarà uno zoo, ci saranno gli animali. Utilizzano anche quale parole per fregare noi cittadini. Questo è un centro di trattamento di rifiuti, ma in realtà, oltre a centro di ricerche ecologiche, che sembra una figata, è un centro di trattamento che loro chiamano i fanghi. I fanghi sono rifiuti degli scarichi comunali, delle Civili e civili, industriali. sono veri e propri rifiuti. Qua, tra l'altro, poi è con me Marcello Mossesso, che è un grande attivista nostro dei comitati ambientali del territorio, nonché candidato alla Regione Lombardia del Movimento 5 Stelle. Prima di parlare di fanghi come di una politica ambientale folle, volevo fare un piccolo riassunto. Il CRE, questo centro di ricerche ecologiche meraviglioso, intanto è arrivato anche Massimo Casiraghi, che è il Ciao. nostro portavoce in Consiglio Comunale di Lodi. Mi siamo, ripeto, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2016 sono stati messi sotto processo, arrestato l'amministratore unico di quella società qua che smaltisce migliaia e migliaia e migliaia e migliaia, non smaltisce, lavora di rifiuti. Peccato che negli ultimi periodi, negli ultimi anni, prima dell'arresto dell'amministratore unico di questo centro qua, avessero smaltito più di 100.000 tonnellate di rifiuti non trattati, cioè falsificavano le carte, i rifiuti arrivavano dagli scarichi comunali, dagli scarichi veri e propri rifiuti, una roba non so come definirla, magmatica, e dovevano essere trattati per poi fare che cosa? Smaltirli. Prova a fare un giro nei campi, qua siamo in aperta campagna, prova a fare un giro e far vedere. Queste sono le campagne di Lodi, della pianura padana, dove c'è una dedizione agricola, dove uno dovrebbe investire su che cosa? Dovrebbe investire sull'agricoltura, sulla coltivazione, eccetera, eccetera. E invece buttavano rifiuti tossici nei campi degli agricoltori. 15 indagati, sapete che su 15 indagati hanno chiesto il patteggiamento in 14, e chi mi segue sa sicuramente che il patteggiamento significa che tu sai di essere responsabile. Pianura padana, Lombardia, quella che i formigoni, i maroni e questi quattro zozzoni che ci governano da 20 anni del centrodestra dicono essere un'eccellenza. Qua abbiamo parlato adesso di reati, inquadraci tutti per favore, girati un attimo. Allora, Marcello si è occupato tanto insieme ai comitati. Chi ci sta facendo un video è proprio uno dei comitati degli ambientalisti del territorio. Lasciamo perdere i reati di questi criminali che smaltivano questi rifiuti senza nemmeno trattarli. Io ti chiedo, Marcello, lavorato da questa azienda qua, il fango che cos'è? Allora, viene definito tecnicamente un ammendante, quindi può essere considerato come un fertilizzante a tutti gli effetti. Il problema è che ci sono troppi codici rifiuto contenuti in questi fanghi, quindi che cosa vuol dire? Che mancano i controlli, non sappiamo come questi codici rifiuto vanno ad intaccare il suolo sul quale il fango viene sparso. Quindi quello che manca è totale controllo sull'effetto di questi fanghi sui suoli e totale sensibilità verso l'ambiente, perché è impensabile smaltire queste grosse quantità di fanghi sui nostri territori. Cioè, voi capite, quando voi vedete dei trattori che spargono un liquido, io guardate, noi, dalle mie parti si chiama GIS, che dovrebbe essere l'urina delle mucche, dei maiali, e sentite un odore fetido. In realtà stanno smaltendo sulle nostre terre, da cui crescono i prodotti che ci troviamo sulle tavole, o prodotti lavorati, sono dei veri e propri rifiuti, che se va bene
vengono trattati, ma che comunque sono dei rifiuti. E in un momento di crisi economica come questa, gli agricoltori che cosa, come vengono, tra virgolette, comprati? Gli spandono questi fanghi qua, in realtà rifiuti trattati, sui territori come concimante, fertilizzante, e li arano. Quindi gli agricoltori si trovano due cose fatte: non devono comprare fertilizzanti, non devono arare i territori. Peccato che la maggior parte delle volte mettono nel terreno quello che chiamano fanghi, come una roba organica, in realtà è trattato. Se è trattato bene, comunque sia, non è tutto organico, e se è trattato male è un rifiuto tossico. Massimo, tu mi parlavi prima di una cosa della regione. Che cosa ha fatto la regione prima della Lega, della Lega di Forza Italia, prima di chiudere i battenti con questa legislatura qua? Sì, ecco, ha fatto una cosa pazzesca. A pochi giorni prima, diciamo, nell'ultima riunione della giunta regionale, hanno deciso di innalzare il limite massimo di idrocarburi consentiti all'interno di questi fanghi. Idrocarburi perché? Perché appunto, come abbiamo detto, sono fanghi che derivano dalla depurazione delle acque urbane, quindi ci finisce dentro di tutto lì. Ci finiscono dentro anche questi idrocarburi. Prima c'era un limite massimo di 50 mg che la regione ha innalzato di 200 volte, li ha portati a 10.000 mg. Quindi fino a pochi mesi fa ciò che era considerato inquinante adesso è considerato un fertilizzante, come dire, pulito, lo spacciano anche per ecologico. Ecco, questo qua è un gravissimo problema, e questo qua è un colpo di coda che ha fatto la Lega Nord alla guida della regione Lombardia, ma allo stesso tempo questi colpi di coda li vediamo anche fatti dalla provincia di Lodi, che è stata guidata fino a pochi giorni fa dal PD. Il loro ultimo colpo di coda è stato quello di procedere ad autorizzare un'azienda a spargere altre 2.400 tonnellate di questi fanghi nelle campagne nei dintorni di Sant'Angelo Lodigiano e quindi della provincia di Lodi. Ecco, la cosa che io vorrei che cercassimo di capire tutti insieme è che questi qua sono dei veleni che vengono sparsi nei nostri terreni. Se la nostra provincia è una delle più colpite da problemi legati a tumori, è anche per questo, perché per anni chi ha governato questa regione non si è mai interessato di tutelare i cittadini. Devono servire i favori di qualcuno e non i nostri. Cioè, avete capito? I fanghi sono un business, i rifiuti sono un business, non solo in Campania, dove Fanpage, non i politici, hanno scoperchiato quel vaso di Pandora dei rifiuti tossici sversati, perché in Campania abbiamo visto, ci sono politici corrotti, imprenditori spregiudicati e c'è la camorra. Qua c'è un business, qua un po' li hanno arrestati perché cambiavano le carte, falsificavano le carte, dicevano delle quantità diverse dal reale, oppure di aver lavorato questi rifiuti, in realtà non l'avevano fatto. Quindi quello che dico, con il Movimento 5 Stelle al governo della regione, al governo del paese, basta situazioni di incentivi economici per lo smaltimento, basta farsi comprare gli agricoltori per vedersi fintamente fertilizzata, in realtà inquinata. Una ultima cosa volevo dire. Noi abbiamo alcune associazioni, vero Marcello, importanti, che dovrebbero essere dalla parte dell'ambiente, ad esempio Lega Ambiente. A chi ci segue, andate a guardare se si è costituita parte civile contro quelli che hanno contaminato con rifiuti i nostri terreni. Cioè, per un vizio di forma non si è costituita, come se quasi facessero apposta. Cioè, avete capito? La politica, la cattiva politica, gli interessi di ritorno, perché poi chi fa questo business qua sempre in qualche maniera ritorna con agevolazioni, aiuti, finanziamenti ai partiti che gli hanno dato i permessi. Qua dietro non si vede, c'è un centro di riabilitazione per ragazzi tossicodipendenti che dovrebbe essere, qua siamo nel parco dell'Adda. Uno dice siamo in un parco dell'Adda Sud e qua arrivano una quantità incredibile di tonnellate di merda che lavorano, si spera, e che vengono poi sparsi sui nostri territori. Lo fanno inquinando, e più qua 10 metri dietro c'è una comunità di recupero che non doveva, per capitolati comunali, doveva avere una costruzione attorno, e se le comprano tutti. Questa è la realtà. Quello che io dico, diffondete, soprattutto se siete cittadini, ragazzi del nord,
chi ci ha amministrato in questi anni ha depredato il nostro territorio, non ha amministrato nell'interesse dei cittadini. Seguite il flusso dei soldi e capirete chi sono loro e chi siamo noi. Sempre in mezzo alla gente, siamo nei campi a spiegarvi perché oggi le cose non vanno bene, perché i tassi tumorali, come diceva Massimo, sono alti. Rimettere a posto le cose significa provare a dare la possibilità di governare una forza politica di ragazzi liberi che non si fa comprare da nessuno. Io vi ringrazio, adesso andremo avanti, faremo altre dirette, ma c'è tanto da mettere a posto anche in Lombardia, alla faccia di chi dice che la Lombardia è un'eccellenza in Italia. Grazie a tutti ragazzi, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.